Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video con le risposte ai vostri commenti. Questa settimana mi si sono crepati gli occhi perché sono stato a fare nuove collane, ma tante, ma non basta, perché ho fatto anche nuovi bracciali, belli massicci, e poi un'altra marea di bracciali, tutti diversi, più fini, ma... Oh, è stato davvero un gran lavoraccio che non ho finito perché ho intenzione di farne ancora un bel po', almeno tutti gli anelli che mi sono fatto, che sono davvero tanti, ci devo fare altre collane, altri bracciali, quindi occhi crepati e calli sulle mani. Ma a parte questo, cominciamo con i commenti, come sempre, i commenti con bravo, bel video, complimenti, bella esplorazione, cose del genere, considerate come se avessi già risposto a tutti, grazie. E partiamo con il primo commento, che è di Immacolata, sotto al video sulla compravendita di bambini da parte della Chiesa Cattolica. Mi sento fortunata, perché anche se orfana e sotto protezione di suore, sono stata adottata da una coppia che mi ha amato moltissimo. Adottata secondo la legge. Appunto, secondo la legge, non come tutti quei bambini lì che, a insaputa delle madri, venivano dichiarati morti, scomparsi, roba del genere, e venivano venduti a chissà chi. Ce n'è di differenza. Sotto lo stesso video c'è il commento di Matematico, che scrive... Ciao, ti seguo da tempo perché apprezzo il tuo modo di essere semplicemente te stesso. Volevo adesso farti complimenti per il coraggio che stai dimostrando ultimamente. Mi riferisco ai video scomodi sulle religioni, in particolare sulla vetusta mascalza religione cattolica, che nasconde sotto le proprie tonache i lati peggiori della natura umana. Ti sarai già reso conto che stai attirando l'attenzione di persone fanatiche e ottuse, che faranno a gara per criticarti ed attaccarti in vario modo. Vedo che finora hai affrontato le critiche a viso aperto, e spero che non ti lascerai mai intimidire o scoraggiare. In bocca al lupo per tutto. Grazie. Sì, la gente, i fanatici, gli ottusi, i bigotti, avevo già previsto che mi mollassero sotto una scarica di insulti sotto ogni video, e in effetti sta succedendo, ma non mi interessa. Sono scesi anche le persone iscritte al mio canale, anche le visualizzazioni sono scese, però ripeto, non mi interessa, se io ho di dire qualcosa lo dico, e se qualcuno mi lascia un commento io rispondo come a tutti. E poi c'è il commento di Alessandro. Più si viene a sapere di vari enti religiosi cattolici, è proprio uno schifo totale di quello che facevano e che fanno ancora oggi. Ma certamente i cattolici ferventi non credono, anche se queste storie sono vere. Ah no, sicuramente i cattolici, quando gli fai sapere una cosa del genere, le sbatti sotto il naso con tanto di prove, però non è vero, sei un satanista, sei contro Dio, sei un senza Dio. Però naturalmente ti dicono tutto questo, ma senza nessuna argomentazione, perché come al solito a loro non serve pensare, a loro basta credere. E sempre sotto lo stesso video c'è il commento di Andrea. Ne avevo sentito parlare di una cosa simile nella terza stagione della serie Sons of Anarchy. Anche in quel caso un bambino veniva rapito dall'ira per poterlo poi fare adottare tramite pagamento ad una famiglia cristiana. Vabbè, che quella è una serie televisiva. In ogni caso è davvero uno schifo immenso fin dove si spinge la Chiesa. Poi chi non la frequenta viene additato come il demone sceso in terra. Ma loro cosa hanno fatto per secoli? E comunque tuttora. Ma per piacere, per non dire altro. Come ho detto prima... Tu sei il satanista, il senza Dio, il cattivone che non capisce niente, che andrà all'inferno tra lacrime e stridore di denti. Naturalmente tutto senza argomentazioni, perché credere e non pensare. E poi c'è il commento di Dida che scrive: notizie che sono a portata di tutti, ma la gente preferisce chiudere gli occhi. È vero, e questo non solo i mega fanatici cattolici, ma tutti. Nei telegiornali si è sentita parlare di questa storia? No, sì, quando era venuta fuori, cos'era nel 2014-2015, hanno dato due notizie veloci, poi basta. Di tutto quello che è venuto fuori dopo non si è saputo niente. Di quello che ha fatto la Chiesa in Italia e 30.000 e passa bambini venduti qua in Italia, anzi fuori dall'Italia, ma provenienti dall'Italia... Non si è saputo niente, perché qua in Italia parlare di qualcosa che non va bene alla Chiesa, oddio, non si può.
E poi c'è il commento di Fabio. Lo so che non esiste, ma ci vorrebbe sul serio quel bell'inferno tanto dichiarato da questi soggetti. Sicuramente lo manderebbero in sovraffollamento. Ci vorrebbe sì, però purtroppo, come hai detto tu, sono tutte favole. E passiamo al video sui cristiani evangelici sotto il quale Roberta scrive: Schernisci quello che non conosci? Questo non ti fa onore. Che Dio possa perdonarti. Si può sempre cambiare. E io infatti ho cambiato, mi sono fatto sbattezzare, non sono più appartenente alla setta di fanatici chiamata Cristianesimo, Chiesa Cattolica. E poi non conosco, guarda che conosco bene tutte le varie situazioni, anche nel video lì l'ho detto che ne conosco di persona di evangelici e so che belle persone sono. Poi che Dio possa perdonarmi. Quale Dio? Quale? Quando mi dimostrerai che questo Dio esiste, magari ci penserò, ma quale perdono da parte di quale Dio? Ma andiamo avanti con i commenti sotto all'ultimo video con le risposte ai vostri commenti. Il primo è di Andrea che scrive: Virgola, virgola, spazio, punto di domanda. Ma questi ci fanno o ci sono? Mi fanno una tristezza? Sì, comunque io conosco della gente che c'è nata sotto queste regole e che alla fine non vengono mai rispettate. Vabbè, per quanto il governo mi hai tolto le parole di bocca, ma forse è meglio così perché sarei stato un po' più volgare, per non parlare del sindaco dove vivo. Con tutti i problemi che ha questo posto, pensa a fare lo stadio nuovo, ma questo è un altro discorso. Volevo chiederti, hai per caso in progetto di visitare Parasharp di Milano? So che doveva essere riqualificato per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma il progetto è stato abbandonato e penso che vogliano metterlo in vendita. No, al Parasharp non ci sono mai stato, avevo intenzione di andarci, avrei intenzione di farci un giro, però sia guardando le immagini su Street View che chiedendo informazioni a gente che ci passa regolarmente davanti, è tutto chiuso, sigillato, non si entra all'interno. Qualche anno fa c'erano dentro i bivacchi di gente che ci abitava, ma poi hanno sigillato tutti gli ingressi e hanno fatto i tendoni nel pratone di fianco dove c'è anche il tendone moschea. E lì purtroppo al momento non ci si entra. E virgola, virgola, spazio, punto di domanda, la punteggiatura di quelli lì, la sintassi, la grammatica, non è che fanno apposta. È proprio gente così, gente ignorante, perché anche quando ci si parla assieme si capisce che è gente ignorante. E se ragiona così, cioè se scrive così, ragiona anche così, quindi figuriamoci che bei ragionamenti fa questa gente. E sotto lo stesso video c'è il commento di Dida. Sì, lo ricordo quel video. Io fortunatamente non ho disturbi ossessivo-compulsivi, ma quando inizio un lavoro devo per forza portarlo a termine. E no, ma i disturbi ossessivi-compulsivi non si tratta solo di quello. È una cosa pesante, abbastanza pesante in certe situazioni. E poi c'è Francesco che commenta: Comunque mi scuso perché ho detto un'imprecisione. Il Britannic sì, era partito da Napoli, ma è affondato da qualche parte vicino ad Atene a 120 metri di profondità, non in Italia. Ecco, quindi, oltre all'impossibilità per la profondità e per l'attrezzatura mancante, per l'allenamento mancante, è anche abbastanza lontano. Quindi, grazie per l'invito a fare questa immersione, però no, purtroppo no. Sotto al video dell'esplorazione dell'ultimo reparto che mi mancava dell'ospedale di Mombello, Andrea commenta: Questa è una delle poche esplorazioni che mi ero perso, sempre anomalie comunque in questo posto. Sono d'accordo con te comunque, non credo erano pezzi di intonaco quei rumori sul microfono. E non credo anch'io, comunque, sempre anomalie in questo posto sì, anzi, prima o poi ci tornerò. Sì. E arriviamo ai commenti sotto il video dell'esplorazione all'Hotel Pagoda di Legnano. Il primo commento è di DJ Henratz. Finalmente esplorazioni, complimenti per aver tenuto i nervi saldi. E finalmente esplorazione, sì, nervi saldi, boh, una persona come un'altra, l'ho incontrato, ci siamo parlati, me ne sono andato. Non c'è bisogno di spaventarsi, di litigare, anzi, la gente che abita in posti abbandonati così è la prima che non vuole avere casini. Quindi, prima di fare a botte, prima di fare qualsiasi cosa, ci pensano due, tre, quattro, cinque, tante volte ci pensano. Sotto lo stesso video c'è Fabio che scrive: Ah 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 ah, hotel allo sfascio, ma con guardiano. Scherzi a parte, bel giro veramente.
Peccato anche per quella Fiat Regata, ormai auto d'epoca e raro esemplare con cambio automatico. A parte il guardiano, che non era un guardiano, che è lì abusivamente sicuramente, perché sennò il posto non sarebbe conciato così. Ma guarda che quella non era una Fiat Regata, era una Mercedes. Eccola qua. Sotto al video della pagaiata nella riserva naturale di Fondotoce, Delta Doc commenta: "Bellissimi tutti i tuoi video in kayak, anche io ne ho da poco preso uno uguale al tuo. Tu da quanto tempo hai questo kayak? Sempre lo stesso? Grazie! Grazie per i bellissimi video, avrei voluto farne un po' di più, ma tra tempo che non è sempre stato bello quest'estate e altri impegni sono riuscito a farne pochi. Comunque il kayak non è sempre lo stesso perché i primi 2 anni, 2015-2016 e no, 2016, sì, no, sì, quegli anni lì, quando dai primi 2 anni che ho avuto non era il mio, ma era quello del giornale che mi seguiva durante i viaggi. Poi l'hanno voluto indietro, io me ne sono comprato un altro, quindi ce l'ho da gennaio del 2018. Gennaio del 2018 sono 6 anni e mezzo e è ancora come nuovo. Sì, ha su qualche macchia perché, sai, avendo preso dentro pezzi di terra sui bordi dove c'è la tela, un pochino si macchia, soprattutto se è giallo e si vede tanto. Però non ci vuole niente a smontarlo. Mettere in lavatrice la parte esterna, o se no in giardino, se la canna dell'acqua lo sfreghi, lo lavi bene e ritorna come nuovo. Comunque funziona bene, ce l'ho da 6 anni e ti ripeto, è come nuovo. Quindi buone pagaiate. Oh yeah! Sotto il video dell'esplorazione dei sotterranei del reparto maternità del sanatorio di Garbagnate, Andrea scrive: "C'è da dire che anche se il tizio diceva che il suo tablet non emanava onde elettromagnetiche, ogni volta che ti avvicinavi a lui, in ogni stanza il K2 si attivava sempre al massimo per poi lentamente disattivarsi. Per esempio, a 41:19, per 3 secondi si sente un leggero rumore di interferenza del telefono, ma proprio pochissimo. Ciò non toglie che comunque c'era qualcuno o qualcosa che vi seguiva a prescindere, perché ho visto anche le altre esplorazioni in questo posto dove non c'era lui e ci sono sempre state anomalie. L'oggetto 3830 potrebbe essere, come dici tu, uno scanner, dato che l'azienda in questione si occupa di apparecchiature ottiche. Negli ultimi anni hanno collaborato a mettere le fotocamere negli smartphone Huawei. Lo so solo per questo." Sì, possibile che quello fosse uno scanner. Comunque, il tizio lì aveva sto coso che, nonostante lui dicesse che fosse offline, che non emanava onde radio, in realtà le emana qualsiasi telefono, qualsiasi apparecchio che si può connettere a una rete, anche se lo metti in modalità aereo, funziona lo stesso, anche se meno, ma interferenze le fa sempre. Quindi quando si fanno rilevazioni di un certo tipo cose paranormali, tutte le apparecchiature che possono trasmettere qualcosa vanno spente, come ci sono quelli che vanno magari nel posto con la cassa Bluetooth per riprodurre suoni o cose del genere, la cassa Bluetooth è attaccata al telefono e si stanno trasmettendo, quindi qualsiasi cosa c'è intorno viene disturbata. E riguardo alle presenze in quel posto, sì, sono convinto anch'io che ci sia qualcosa, però lì nel reparto maternità poco, il grosso è di sopra nella stanza ambulatorio, sala operatoria, non so cosa fosse, o era uno o era l'altro. Comunque lì c'è davvero qualcosa di fisso, stabile in quel punto. Poi c'è Marco che sotto al video dell'esplorazione andata male Antenna 3 e andata bene alla fonderia Calvi di Legnano commenta: "Vedendo i video ho tantissima nostalgia di Legnano. E guarda, non so dove vivi tu adesso, però magari un salto una volta lo puoi anche fare qui a Legnano." Poi sotto al video della prima esplorazione alla INSA di Fagnano Lona, Andrea commenta: "Mi ero dimenticato di vedere la prima esplorazione, avevo visto solo il ritorno, comunque già faceva schifo qui. La seconda volta che sei andato, peggio che mai, ed ora non immagino in che situazione sia a più di 10 anni dall'abbandono."
Guarda, dopo che avevo pubblicato il secondo video, dopo una settimana sono andati quelli di Striscia la Notizia, che non ne sapevano niente, probabilmente hanno visto il mio video che aveva avuto tantissime visualizzazioni, sono andati e chi era l'inviato Jimmy Ghione, mi pare, era andato a parlare con i sindaci sia di Cairate che di Fagnano Lona, che sono i due comuni in cui sta quella fabbrica. E era riuscito a convincerli a fare l'accordo per far partire i lavori. I lavori erano partiti, però leggendo commenti di gente che ogni tanto ci passava di lì, a un certo punto si sono fermati. E adesso non so come sia la situazione, però almeno tutte le schifezze all'esterno le hanno portate fuori e forse hanno pulito il piano terra, non lo so, magari ci farò un salto anche qua. Sotto il video dell'esplorazione della Lazzaroni di Saronno, MNX scrive: attorno al 2005-2010, per qualche tempo dopo la chiusura della Lazzaroni, era diventata una sede Casaforte, che è un'azienda ancora attiva con diversi magazzini in Italia, che mette a disposizione delle celle che i privati possono affittare per depositare quello che a casa non vogliono o possono tenere. Era durata forse 5 anni, non credo di più. No, era durata pochissimo, forse anche meno di 5 anni, e infatti ci sono tutte le insegne Casaforte all'ingresso, quella che una volta era la reception, l'ingresso dove entravano i camion che si fermavano per consegnare le bolle di viaggio. E lì, quando sono andato, infatti si vede nel video, durante l'esplorazione, ci sono tutte le insegne, le scritte sui vetri: Casaforte, Casaforte, Casaforte. Sotto al video della costruzione della lampada a forma di chiesa, Andrea commenta: che lavoro magnifico! Sono davvero colpito come hai realizzato ogni singolo dettaglio e complimenti per la pazienza e la manualità. Peccato non ci sono i video di tutte le altre costruzioni. Certo, deve essere stato un bel lavorone. Grande! Grazie, sì, è stato un gran lavorone e come ho già detto altre volte, riprendere e fare video mentre si fanno questi lavori è un gran casino perché ci vuole più del doppio del tempo per fare un lavoro. E quindi avevo ripreso questo, la torre, castello, ma tutto il resto no, perché se no ci avrei messo troppo, troppo tempo. E arriviamo all'ultimo commento di oggi, che è di Marco sotto al video dell'esplorazione delle ville del bosco di Busto Arsizio. Nei boschi in zona c'è una villa abbandonata con l'affresco dello stemma di Busto. Non so se sia questa. Se fosse questa, allora dovrebbe essere il casino di caccia di una ricca famiglia del secolo scorso. A quel che so, ci andò ospite anche il re Vittorio Emanuele III, e gli allora custodi avevano regalato a mia nonna un attaccapanni in legno che era lì. Non saprei dire se sia la stessa casa. Guarda, questa non era sicuramente perché era troppo piccola per andarci dentro il re, addirittura il Vittorio Emanuele, però so che lì nello stesso bosco, andando un pochino più avanti, però non so in che direzione, comunque c'è un'altra casa più grande, tutta decorata, affrescata, e penso proprio che sia quella. Magari anche qui ci farò un giro per magari cercare questa villa, perché quando ci sono andato non l'ho trovata. Per oggi questo era l'ultimo commento. Voi continuate a seguirmi sul mio canale YouTube TwoSpeed. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi così mi aiutate a farlo crescere. Magari condividete anche i video, così ricevo più visualizzazioni e riesco a fare video sempre più interessanti. Iscrivetevi anche ai miei gruppi su Facebook Urbex e Mystery, dove trovate tutte le coordinate di tutte le mie esplorazioni e escursioni e viaggi in kayak, dove trovate tanti percorsi interessanti da fare in kayak. Date un'occhiata sempre su Facebook alla pagina Two Speed Artigianato, dove trovate tutti i miei lavori artigianali in pietra, legno e metallo. E io vi do appuntamento al prossimo video. Oh yeah!